Stia più dritta, principessa Aisha. Deve stare più dritta. Sì, nanni. Principessa, ha chiamato suo padre. Posso sapere di grazia se ha lasciato detto qualcosa? No, voleva solo sapere se ha frequentato le lezioni. Sì, capisco. Attenzione alla posizione che assume, principessa Aisha. Sì. Si ricordi che deve essere in tribunale questa sera? Lo ricordo. Principessa Aisha? Sì. Si sieda e resti ferma. Sì, nanni. Deve soltanto sedersi e restare ferma. Nient'altro. Devi stare ferma e non parlare. 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 Devi stare ferma. Aisha, devi solo restare immobile. Aisha, sei sola, nessuno ti parlerà. Sei completamente sola. No! Oh, via! Andate via, non sono sola! Aiuto! Lasciatemi ballare! Aiuto! No! No! Sono stressata. Ultimamente abbiamo sempre studiato, eseguito la nostra routine di allenamento e combattuto i mostri. Oltretutto, oggi c'è una doppia lezione di convergenza. Ragazze, ci meritiamo una pausa. È risaputo che il troppo lavoro è controproducente. Non è vero! Fammi capire, stai forse suggerendo di saltare le lezioni? Non dovremmo farlo. È vero, vi mettereste nei guai. Tu che ne pensi, Bloom? Va bene, però mi dispiace tantissimo deludere Faragonda. Lei capirà, abbiamo soltanto bisogno di fare un po' di shopping. Sì, pensavo di andare a ballare. Ballare? Sì, mi suona bene. Ciao, Musa. Dov'è Tecna? A colazione con Timmy. Una signorinella come te non si alza in tarda mattinata e si veste consona al suo ruolo. Smettila, Tune. Ho preso la posta, contente? Charmogramma ovviamente per Stella. Lettera senza mittente per Flora. C'è qualcosa per me? Sì, dai tuoi genitori. Torniamo all'altro discorso, mariniamo la scuola. Ehi, ho avuto un'idea fantastica, ragazze! E diglielo, prima di mezzanotte ti riporto a casa. Ci provo. Bella idea venire sulla Terra. Già a scuola stavo diventando claustrofobica. Dovete soltanto tenere le pixie fuori dalla vista. Bloom, che cosa ti ha fatto cambiare idea sul fatto di marinare la scuola? Mamma mi ha scritto che oggi deve testimoniare in tribunale contro due truffatori. Volevo venire a Gardenia per sostenerla. Ehi, ho un'idea. Andiamo al centro mentre Bloom è con sua madre. Ma ci vorrà una vita perché l'autobus attraversi la città nel traffico del mattino. Non ti vuoi muovere! Non c'è problema, voleremo! Stella! Scusi, signore. Che modi. Sono veramente stanno preparando la recita per la scuola. Stella, non usare la magia. Ma come? Nessuna trasformazione. Ho sentito che voi ragazze state lavorando piuttosto duramente, perciò vi ho trovato una nuova sorgente di freddo. Oh, si tratta di un regalo per me. Grazie. Non è un vero regalo, è soltanto il pezzo che fa evitare ai vostri computer di sovraccaricarsi. Hai avuto un pensiero molto carino. Ti piace davvero? È molto utile, Timmy. Sì, è veramente utile. Ma è per il computer, non per me. Oh. Sai, Tecna, ultimamente ho pensato... Cosa? Che i circuiti incantati di software Tensor hanno delle proprietà veramente favolose. Non trovi? Ascolta, Timmy... Mi dispiace, ma non mi va proprio di parlare di software tutto il giorno. Ma come? È la tua passione. Sono venuta per fare una pausa dai compiti scolastici. Ah! Aspetta! Ha sempre amato i computer. Ora sono veramente confuso. E allora? Che facciamo? Hai un'idea? Non avevo mai visto così tante persone tutte insieme.
È bello, un pianeta pieno di negozi che non ho mai visitato, eh? Vado a trovare mamma, vi posso lasciare da sole? Certo. Ehi, dove sono le Pixie? Biff è proprio lì, nella borsa di Aisha. Mentre una di quelle orribili macchine antiquate ha spaventato Loquette con le ruote e lei è scappata. Non preoccuparti, le altre sono andate a cercarla. Ma siete impazzite! Lasciate gironzolare le Pixie da sole! E che problema c'è? La troveranno la strada per ritornare? Siamo sulla Terra! Nessuno ha mai visto una fatina volante prima! Chissà cosa potrebbe accadere! Ciao tesoro, a presto! A presto! Che carini, quanto sono dolci! Tu sei una signorinella per bene, vero? Sì, signora! Andiamo, è meglio raggiungerlo. Ricorda che siamo qui soltanto perché ti sei spaventata e sei partita volando. Ma guarda cosa abbiamo qui! Oh no! Bene, abbiamo trovato la ragazzina perduta. Stai bene, piccola? Sta tranquilla. Ora ti porteremo da mamma e papà. Va bene, avevo tre amiche magiche che mi accompagnavano. Oh, mamma mia, questo sì che si chiama per fortuna. Ma non ci hanno viste? Nessuno si è accorto di noi. Finalmente ci siamo ritrovate. Peccato solo che Bloom non sia rimasto con noi. Aveva da fare. Già mi manca. Vedrai, sicuramente più tardi ci raggiungerà. Sì, sarebbe un peccato che perdesse queste offerte. Che strano, quel gattino pauroso di Loquette è andato da lei. Ormai sa che solo i bambini vedono le Pixie. Guarda. Oh, volano. Che dolciotto. Scusate, tre ragazze della vostra età nel centro commerciale in un giorno feriale? Non è che per caso state marinando la scuola? Santa, noi stiamo... Oh. Mi scusi, signore, come la posso aiutare? Così. Innanzitutto puoi dirmi qual è la vostra scuola? Signore, siamo studentesse di Altea, fuori città. Seconda domanda, siete autorizzate a stare qui? Certamente, signore. Se vuole posso darle i numeri telefonici dei miei genitori per controllare. No, no, tutto bene. Godetevi la visita, ragazze. Oh. Ehi, che recita fantastica! Non stava recitando, i suoi movimenti, la sua buona educazione. E allora? Lei è una maestra di bon ton. Ah! Ciao, mi chiamo Anne. Vuoi diventare mia amica? Che fai? Sembra divertente. Sto ballando. Sai farlo? Sembri così libera. Vuoi che ti insegni come si fa? Mi ami, tesoro? Tantissimo. Ultimamente dorme sempre. È ora di sputare il rospo. Dove hai imparato a parlare così? Sapete che sono principessa di Andros. Come la maggior parte di noi, anche Bloom è una principessa. Ma sa dire a malapena, per favore. L'unica cosa che ci insegnano dalla nascita è essere... Maestre di bon ton. Sì, proprio così, una vera scocciatura. Non l'ho mai sopportato. Hai ragione, essere sempre dritta e dire sì alle persone tutto il giorno. Le principesse esistono solamente per essere viziate. Non ce la facevo più, dovevo staccare ogni volta che era possibile. Dai, Aisha, non pensarci più, adesso ci siamo noi. Sì, ci accerteremo che tu ti diverta abbastanza, molto. Hai fatto tutto molto bene, mamma. Ti ringrazio, tesoro. Mi chiedo soltanto se sto facendo la cosa giusta. Quei due, mamma, hanno cercato di dare fuoco al tuo negozio. Lo so, ma hanno tantissimi precedenti penali. Perciò testimoniandoli manderò in prigione per molto tempo. Non è facile per Guarda me. Guarda che se non lo fai aggrediranno un altro negoziante Già. Innocente. Devi andare. Grazie, Bloom. In questi momenti mi accorgo di quanto sei cresciuta. Che vuoi dire? Ora sei tu che conforti me. Mi sono capitate tante cose ultimamente. È il ciondolo della famiglia in cui sono nata, è un dono del passato. Ci sono incisi i nomi Daphne, Bloom, Oritel e Mariam. Oritel e Mariam sono... Lo so, i tuoi genitori naturali. Già, e guarda, al centro c'è lo stemma della mia famiglia. Oh, scusa. Mamma, non essere triste. Ho detto una sciocchezza, ma sai, ho ascoltato la mia madre naturale che mi cantava la ninna nanna e ho sentito un senso di vuoto, di tristezza. Ma nel mio cuore ci sono le canzoni che mi cantavi tu. Siete tu e papà la mia famiglia. Grazie, Bloom, ma non ti preoccupare. Trova le tue origini e il tuo destino. Hai il diritto di farlo. Chi sta combinando?
camminando, Kiko. Lì non c'è niente. Beh, sai, è un po' difficile da spiegare. Si può sapere dove stiamo andando? Lì c'è un locale, andiamo a vedere. Non lo so, tutti i club aperti nelle ore di scuola saranno pieni di nulla facenti. Sono dei perdigiorno. Tutti uguali, faranno parte di una banda. Vai, vi raggiungo dopo, ragazze. Vai a trovare Bloom. Più tardi, prima faccio un giro per quei negozi e prendo qualcosina per il mio amoruccio Brandon. Noi andiamo? Sì. Prego. Posso aiutare? È forte, vero? Sì, ma ci servirebbe un'altra musica per ballare. Non ci ha detto niente magia. In un posto affollato come questo, chi lo noterebbe? Vi avevo detto, queste pupe sono veramente speciali. Ha cambiato musica da lontano. Pensi che abbia un telecomando a micro qualche cosa? No, hai visto come ha fatto? Mi sa che hanno qualche tipo di poteri magici. Ho capito, hai letto i libri di quello, di Harriet Porter, e dici scemenze. Lo sai che non so leggere, idiota. Ti ringrazio. Di nulla. Flora, c'è qualcosa che non va? No, niente, io... Niente. Malgrado la sua definizione, poche altre parole hanno un significato più chiaro. Quella lettera è... Quella lettera è per... È tua, prendila. Ci rivedremo. Sì, va bene. Oh, Flora, hai appena perso una grande opportunità, sei impossibile. Grazie, Anne, per essere venuta. Non devi sentirti sola, Isha. Neanche quando ho paura del buio. Nemmeno. Io non posso scappare da questo posto. Va bene, ma puoi almeno sentirti libera, non ti basta? Non capisco. Ti serve soltanto un'amica con cui ballare. Così tu di solito facevi questo per poter scappare dai tuoi impegni di principessa? Sì, questo significa molto per me. Capisco, non c'è problema. Andiamo, mostriamo quello che sappiamo davvero fare. Ha trovato Bloom e le altre? No, signora direttrice, non sono al campo. Sono preoccupata, spero che non siano finite nei guai. Quando riuscirò a trovarle, allora sì che saranno nei guai. Brava! Sì, 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 brava! Dai, vieni a ballare con me, dolcetta. Lasciami in pace. Onda di suono! L'ultima cosa che avrei mai pensato è che avrei dovuto ringraziare Griselda per le lezioni di autodifesa. Da adesso in poi, questa è una festa privata. Se non siete del mio gruppo, andatevene via. Noi non vogliamo guai, possiamo andare via. Ehi, ragazzi! Che c'è? Le ho trovate. Mosè e Isha sono lì dentro. Dai, andiamo. Così volgare, così volgare. Oh. Ho dei cattivi presentimenti su questo posto. Vediamo. Lo sapevo, Musa e Aisha si sono messe nei guai. E come entriamo? Non ci riusciremo mai, a meno che tu non conosca un incantesimo che ci renda invisibili. Non ne conosco nessuno, ma mi è venuta un'idea migliore. Si può sapere che volete da noi? Devi solo dirci come hai fatto a cambiare la musica. Non sono stata io. È inutile che fingi, lo sappiamo che avete dei poteri magici.
Sei impazzito? Ma quali poteri? Tranquille, non vi faremo del male. Dovete soltanto usare la vostra magia per noi. Che facciamo? Hai un'idea? Non saranno peggiori dei mostri d'ombra. All'assalto! Musa, dove sei? È buio! Devi essere forte, non temere l'oscurità, Isha. Non ci riesco. Dove sei? Quella è scappata via. La tua amica ti ha lasciato. Ora sei completamente sola. Oh. Aisha, cos'hai? Aisha, cerca di riprenderci! Siamo qui per aiutarti! Per fortuna non ci hanno visto entrare! Pachucha! Lo sapevo! Lo avete visto tutti! Diamo una bella lezione alle maghette! Stai bene! Sì, per un po' non sono riuscita più a connettere. Oh. Insegniamo un po' di buone maniere a questi ragazzi. Hai un'idea? Alzerò un pochino il volume. Svegliatevi all'amore! Fermatevi! Ma chi è che parla? Ma... Provarci con delle donzelle con quei vestiti così donzinali che volgari! Se avete sete, prendete questo! Mentre sono confusi, le scale posteriori! Andiamo! Attaccatevi! Oh! Aisha! No! Ti ho presa! Oh, aiutatemi! Serve una mano! Se ne sono andate. Che cosa? Capo, sei così bello quando ti arrabbi. Ma che dici? Quelle andranno alla polizia, rintracciatele! Oh no, ancora loro! Siamo intrappolati. Pagherete per averci preso in giro. La preside! Brevis somnus. Bene, siamo salve! Può darsi. Forse era meglio continuare ad affrontare quei teppisti. La vedo molto brutta. Sarete punite per l'assenza alle lezioni e per aver lasciato l'istituto senza permesso. Inaudito. Per cominciare, questa sera avrete il compito di pulire tutta la scuola. Ho un déjà vu. Non siamo in grado di pulire tutto l'interno della scuola. L'interno e l'esterno. La nostra magia non funzionerà mai su una cosa così grande. Infatti ho paura che dobbiate usare la convergenza. La magia di convergenza? No! Non siamo abituate, è stata quella che ci ha stancate così tanto. Perché avete bisogno di molta pratica, dovrete affrontare una lunga battaglia. La Fenice d'Ombra aspetta soltanto che usciate a girovagare. Sì, ma prima che siano in grado di affrontarla, queste ragazze devono confrontarsi con se stesse, cara Griselda. Non so perché, ma ho paura di parlare con Elia. Lo so che è una scemenza. Tutti facciamo delle cose sceme ogni tanto. Oggi ho trascinato Musa con me in quel club pericoloso. Perché? Avevi paura di andare da sola? No, avevo paura di essere da sola.
Non capisco, che vuoi dire? Quando ero piccola, la mia unica amica si trasferì molto lontano e non la vidi più. Da allora non ho avuto nessun altro con cui ballare. Ma ora che faccio parte delle Winx, so che non devo temere nulla. Questo vale anche per me. Non dovrei aver paura di ammetterlo. Elia mi piace veramente e credo che... Come non detto,